sacchi solitamente usati per contenere spazzatura, accatastati come in una discarica a cielo aperto, all'interno però non immondizia, ma ossa umane. È lo spettacolo indecoroso a cui si assiste nello stadio del cimitero di Celje Stabica, in provincia di Brindisi. Come si vede dalle immagini, resti umani che si mescolano a pioggia e fango. Eppure l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del 10 settembre del 1990 è chiaro. Ogni cimitero, dice, deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione del cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Norma alla quale fa eco il regolamento locale che dice del cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o proveniente da cimiteri soppressi. Il regolamento, quello locale, fu adottato dal Consiglio Comunale di Celje Stabica il 7 maggio 2009 con l'approvazione bipartisan di maggioranza e opposizione. Ma la situazione attuale indigna davvero la città di Celje Stabica. Al di là di ogni colore politico, ci auguriamo che la drammatica e triste situazione non resti inascoltata dall'attuale amministrazione comunale e che almeno venga rispettato il ricordo dei defunti.